noi abbiamo messo un po' di corteo 2005, eravamo giovani, 12 anni fa, quindi ce ne vorrebbe uno 2017 di un corteo così. Quindi dovevo fare una manifestazione nazionale, secondo me, a gennaio, a febbraio, puntare a, visto prima delle elezioni politiche, fare un grosso movimento di lotta della Casa in Italia, secondo me è un obiettivo che potremmo ricominciare a fare. Siamo 45 delegati e poi abbiamo altri 5 o 6 8, quindi siamo più di 50 persone rispetto agli ultimi coordinamenti. E quindi a questo punto chi vuole intervenire prende gli appunti massimo, perché io fumo, che avevo fuori con la fumata della sigaretta. Se Vincenzo o Lanciano vuole introdurre la questione dei bilanci che abbiamo poi ovviamente consegnato a tutti, se volete fare quello, oppure lo fai subito o domattina, non ho capito, no, capite questo, noi abbiamo consegnato nelle cartelline dei bilanci 2016, 2017 e preventivo, quindi o noi ci vado bene così oppure Lanciano vuole illustrarli, o si fa adesso o domattina, non è un problema, e Vincenzo se vuole intervenire su altre questioni, qua si apre il dibattito. Poi c'è Cesare Ottolini che ha presentato un lavoro dal punto di vista di IC, quindi vediamo come si organizza, dobbiamo darci alcuni tempi. No, sì, io penso di sì, non ci sono le condizioni, però dovremmo darci un tempo di intervento, perché siamo 44, si può fare 20 minuti, no, nel senso che io chiedo 7 minuti a intervento, e mi sembra un tempo congruo, con qualche deroga se proprio il compagno non ce la fa, in modo di dare tempi concentrati, altrimenti uno parla 20 minuti e gli altri stanno zitti. Direi che oggi si fa un dibattito generale e domattina da questo dibattito generale creiamo delle conclusioni. Cioè, se la mia proposta di fare manifestazione nazionale a Roma a gennaio è una proposta che può essere accolta, e come si lavora per questo? No, ho capito. Io ho sollevato una questione, oppure andare sotto le prefetture in tutta Italia un giorno stabilito per chiedere che i prefetti facciano questo. Ma certo, io introduco degli argomenti in base alla relazione, ho ascoltato la relazione, faccio un po' di introduzione al dibattito, no? Secondo me, oltre agli interventi dei territori che avranno bisogno di esprimere le loro difficoltà, il loro lavoro, avere in testa che cosa fare nazionalmente. Ultima questione, questo albergo è molto carino, la prossima volta io spero di offrirvi anche il pasto, perché questi soldi sono il frutto del 5%, del 5 per 1000. Sono, come sapete, pochissimi donatori in tutta Italia, 320, e si ancata sulle 5.000 euro, se diventiamo 300 sono 50.000, 3.000 sono 50.000, e possiamo fare molte cose, quindi il 5 per 1000 è destinato al coordinamento nazionale per adesso. Vediamo il prossimo anno cosa riusciamo a incassare in più. Io poi vi consiglio stasera di andare a giro per la città, che è una città particolare, e vi auguro buona visita. Io vado a fumarmi la sigaretta. Allora, andiamo con ordine. Allora, oggi c'è la plenaria, facciamo un intervento. Nel frattempo, siccome avete avuto la cartellina anche con i bilanci, domani mattina riprendiamo con la relazione sul bilancio e lo approviamo o meno, che potrebbe anche non essere approvato. E quindi ecco, io aprirei subito con gli interventi, perché è un momento in cui io dedicherei la giornata di oggi esclusivamente a un confronto fra di noi, a una conoscenza anche delle varie realtà, anche sulle cose che si fanno, perché possono anche venire fuori idee di una città, che facciamo un'iniziativa, magari un'altra potrebbe prenderla come buona, insomma, per cui insomma, anche un modo per conoscerci, perché molto spesso fra di noi non conosciamo neanche niente che facciamo, per cui... Io penso che è meglio concludere oggi, cioè a 6 da seguire,
parlando, facendo una relazione sul bilancio, in modo che poi non cresca di dibattito invece, non si fa un passo indietro e si torna di nuovo. No, non abbiamo oggi il dibattito sul bilancio, non c'è nessuna relazione. La relazione, noi perdiamo così tempo. Sì. Io subito, conoscendo noi, la mia organizzazione, se noi facciamo questo nelle ultime nelle due ore domani mattina, facciamo solo questo e l'ultimo spezzo va bene, perché se no, se oggi facciamo questo, poi alle 6 cominciamo a ragionare sul resto. Ti scrivo? È la prima. Dai a faccia. Intanto benvenuti, scusate mi sono arrivato un po' in ritardo, ma l'età è quella e a volte sono un po' stanca. Dunque, la cosa paradossale, io tra l'altro devo dire che ho apprezzato molto la relazione e poi riprenderò un secondo alcuni, ho da chiedere di aggiungere almeno altri due obiettivi fondamentali, ma credo che quello che ha detto il segretario sia fondamentale e centrale. Dunque, a Livorno noi dovremmo essere felicissimi perché abbiamo praticamente tutto in mano, ma veramente tutto. L'Unione Inquilini è il sindacato più forte di Livorno, c'è più storia, cioè non c'è più nemmeno confronto. È riuscito a unificare tutti i sindacati, ma da Asia fino a Ania, che sarebbe il residuato di un sindacato democristiano che qui ancora c'è. Quindi sono sei sindacati tutti unificati e praticamente col coordinamento dell'Unione Inquilini. Ma abbiamo unificato anche tutto il movimento di lotta per la casa, tutti, da quelli ai centri sociali a quelli legati a tutti. Quindi abbiamo un'amministrazione che ci vede bene, che un ufficio casa che considera prioritario il rapporto con Asia e Unione Inquilini e una fratellanza tale tra Asia e Unione Inquilini che noi facciamo le consulenze difficili per Asia, quelle un po' complicate e non gli prendiamo niente perché, ripeto, abbiamo questo accordo e loro ci aiutano quando butta fuori qualcuno e non riusciamo più a tenerlo in casa, siccome loro seguono una serie di una serie, 300 famiglie occupanti, ecco, ci aggiungono le nostre e le seguono amorevolmente. Devo dire che purtroppo abbiamo perso una di queste persone che, ripeto, era dirigente dell'Unione Inquilini e poi è diventato occupante e ha collaborato con ASE, è morta in un incendio qualche mese fa, ed è stata una grossa tragedia, al Cigna, al grattacielo occupato. Un incidente domestico, niente di, però insomma purtroppo Marcella è morta. E quindi, ripeto, doveva andare benissimo, in effetti delle molte cose le abbiamo ottenute. Per esempio, credo prima in Italia abbiamo istituito un fondo che praticamente paga le spese condominiali per le famiglie povere che sono assegnatarie. Cioè abbiamo fatto un progetto due anni fa e abbiamo visto che anche le case popolari, gli ultimi ingressi sono famiglie poverissime rispetto a quelle di una volta e che c'era comunque un impoverimento anche delle famiglie anzianotte perché hanno figli e nipoti da mantenere con le loro pensioni. E quindi siamo riusciti col comune e con l'ente che gestisce le case popolari, che qui si chiama COSALP, a ottenere questo fondo che paga per chi non ha soldi, per chi è incolpevole, cioè amorosità incolpevole verso il comune e l'ente gestore, paga le spese condominiali. Quindi dovrei dirvi siamo molto soddisfatti. Invece no, perché la situazione politica generale del paese è tremenda. Invece no, perché a Livorno, come credo dappertutto, la disoccupazione giovanile è immensa. Invece no, perché non ci sono più redditi certi in moltissime famiglie
E quindi, ripeto, c'è una condizione che paralizza, cioè non è neanche le nuove generazioni non hanno neanche la possibilità di fare lotte, perché sono impegnate a cercare lavoro da mattina a sera e sono impegnate a sopravvivere. Allora io credo che una delle cose che dobbiamo aggiungere, perché non è al di fuori dei nostri contenuti, è un reddito di cittadinanza certo e garantito. Primo, perché così paghi anche l'affitto. Secondo, perché francamente non è possibile pensare che avanzino le nostre lotte se c'è un arretramento totale, assoluto delle lotte su tutti i fronti sindacali, del lavoro, eccetera. E c'è un altro problema. Noi, ripeto, siamo fortissimi a Livorno, ma non riusciamo ad avere un ricambio giovanile, cioè qualcuno che lavora fisso con noi, perché i giovani non possono permettersi di fare volontariato più di tanto. Sì, certo, vengono lunedì, partecipano, ma non possono dare una mano all'Unione Quilli tutti i giorni, perché non hanno reddito. Non ci si può permettere il volontariato quando non si ha assolutamente reddito. Quindi c'è un problema anche di ricambio, e anche per questo che noi qui a Livorno abbiamo fatto questo gemellaggio con i centri sociali, perché grazie a Dio i centri sociali il 90% sono giovani e a noi serve avere giovani con cui collaborare. Ma finché l'Unione Inquilini non ha i mezzi per poter dare anche solo dei contributi spese, io credo che invecchieremo e non avremo grandi ricambi, e questo è un problema. Allora, io aggiungo solo due cose. Ripeto, sono convinta che quello che diceva il segretario, cioè noi dobbiamo approfittare di Minniti, di quel che dice, e bisogna assolutamente fare il diavolo del 4 per avere un elenco preciso, completo, di tutti i vuoti a perdere che abbiamo nelle nostre città. Tutti. Perché, ripeto, è una questione essenziale. Ma io aggiungo, oltre, ripeto, a che dobbiamo lottare insieme ai lavoratori per un reddito di cittadinanza, io credo che è tempo di dire che l'affitto libero non è compatibile con la crisi. E allora bisogna quantomeno sospenderlo. Non si può abolire, almeno sospenderlo. Qui a Livorno Confedilizia ci dà dati sempre più allarmanti, che praticamente il 50% degli inquilini non ce la fa a onorare gli affitti, non paga. Tanto è vero che dobbiamo dire che abbiamo un aumento sostanzioso di affitto concordato a Livorno, e molti li facciamo anche noi nella nostra sede, perché noi abbiamo aperto anche su questo fronte. Però, ripeto, resta il fatto che finché c'è l'affitto libero, la proprietà privata, che è fortissima in Italia, perché la maggior parte di quello che abbiamo in affitto è privato, non serve a niente. Allora, ripeto, perfetta la proposta di chiedere, lottare per avere tutto il vuoto per l'elenco totale. Ripeto, secondo me ci aggiungo reddito di cittadinanza e ci aggiungerei anche basta con l'affitto libero. Grazie. Brava, grazie. Per dire una torcia di Matera, ne approfitto del suo arrivo qui per dire una cosa importante. Ieri c'è stata la sentenza che vedeva coinvolto il nostro compagno Mimmo Lopresto di Napoli, che non so se tutti sapete, lui subì un pesantissimo pestaggio e devastazione della sede a Napoli, e poi fu accusato lui di aver diffamato dei camorristi. Per spiegarmi lui, magari ha sentito molto. Ieri il tribunale di Napoli ha detto che non c'entrava nulla e che il fatto non sussiste, quindi ha assolto completamente Mimmo Lopresto. Aggiungo solo una frase. Io, noi a volte diciamo abbiamo difficoltà perché abbiamo la questura, la polizia, i picchetti antisfratto, la questione del che ci troviamo di fronte il sindaco scemo che non capisce niente che ci sono la porta. A Napoli i nostri compagni non hanno a che fare soltanto con queste cose qua, ma con la camorra.
e se qualcuno forse si rende conto di questo cosa significa, amplia molto di più il nostro ringraziamento per il coraggio e per la forza che Mimmo ha e che devo dire ci deve infondere anche a noi. Io ho scritto anche pubblicamente, non sarei capace neanche di fare l'1% di quello che fa lui, e per cui per quanto riguarda lo difendiamo come un nostro patrimonio e resterà e sempre un nostro patrimonio Mimmo, per cui siamo felicissimi di questa assoluzione che ha fatto con suo stesso. Grazie. Buonasera. Io sarò breve, vorrei solamente portare i saluti anche diciamo dalla Basilicata e del collega di Potenza che non è potuto venire, non ha potuto partecipare perché ieri notte è morto il nonno, quindi insomma mi ha fatto fare il viaggio da solo e insomma pazienza così. E praticamente diciamo io sono diciamo il responsabile di Matera, dove devo dire che a Matera vige la mafia politica, forse è un termine molto, molto spinto. Voi pensate un po' che io sono 4 anni che provo a firmare la convenzione con l'ATER, è veramente ardua questa cosa, qui penso insomma che questo mese siamo arrivati finalmente ad divenire alla firma della convenzione. Noi un paio di anni fa abbiamo avuto a Matera la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Guardate, a quel momento diciamo che questa festa, che così dovrebbe definirsi, è diventata effettivamente per i cittadini materani un calvario, perché molti praticamente hanno avuto gli sfratti per cioè inventando scuse di vario genere, che dovevano darla al figlio, alla figlia, eccetera, e quindi i motivi sono che gli sfratti sono partiti per case vacanza e per bed and breakfast, quindi i cittadini materani praticamente non hanno più il diritto di abitare a Matera, e quindi molti hanno fatto vivono con i genitori o con qualche amico, però hanno fatto la residenza al comune di Matera praticamente, e quindi abbiamo questo gravissimo problema. Quindi alla fine ci ritroviamo ad avere, perché i calcoli che hanno fatto i governanti hanno fatto dei calcoli errati, perché hanno liberalizzato tutto quello che era tutte le richieste di bed and breakfast, tutte le richieste di case vacanza, e quindi ci siamo ritrovati alla fine ad avere delle case senza persone che le abitano, delle case vacanze senza vacanzieri, perché non c'è un periodo pieno di vacanzieri che viene, ma perché c'è ancora un periodo stagionale, al contrario di quello che si pensava, che ci dovesse essere questo boom di turismo, che non c'è stato. E la stessa cosa è per i bed and breakfast, praticamente mancano i turisti, insomma, quindi alla fine ci sono chi ha fatto i bed and breakfast non guadagna, perché è più il tempo che sono vuoti che molti hanno già cominciato a chiudere nel contesto. E niente, insomma, volevo un po' fare questa testimonianza, e mi auguro che da quest'anno insomma anche la Basilicata sarà presente negli enti comune e ATER. Grazie, una questione che abbiamo toccato, e credo i compagni sia Cesare di Venezia toccheranno, perché questo è un elemento su cui abbiamo fatto un convegno internazionale, anzi il Tribunale Internazionale sui sfratti. Allora, a seguire Cesare Santorini, forse viene a fagioli. Sì, capita a Fasolo, ringrazio i compagni di Matera che Bartoccia. Fortunato. Guarda, il 28 e 30 settembre scorso l'Alleanza Internazionale degli Abitanti, di cui sono coordinatore e di cui l'Unione Inquilini è padre, fondatore, insieme a molte altre organizzazioni
in tutto il mondo, ha organizzato la sesta sessione del Tribunale Internazionale degli Sfratti e quest'anno è l'anno internazionale del turismo sostenibile. E quest'anno abbiamo dedicato agli sfratti, gli sfratti per turismo. Gli sfratti per turismo dovuti a varie ragioni, abbiamo selezionato 5 casi, di cui uno a Venezia, relativi a come l'industria del turismo, stiamo parlando di 1.200 milioni di persone che stanno circolando, lo scorso anno hanno circolato per turismo, quindi una pressione enorme ed è uno dei modi in cui il capitalismo si sta rigenerando, sta recuperando profitti e sta coinvolgendo anche quelli che dovrebbero essere i nostri soggetti di riferimento. Per essere chiari, se a Venezia c'è stata poca partecipazione da parte degli abitanti alla sessione del tribunale, non è dovuto solo al fatto che le organizzazioni non erano veramente molto impegnate a questo riguardo, ma è soprattutto dovuto al fatto che anche molti compagni hanno il loro appartamento che lo stanno dando in affitto al di fuori delle regole, o bed and breakfast, isola di Pellestrina, sono 200 abitanti. Tu non trovi più un solo appartamento in affitto per i residenti, solamente per il turismo. Sono cose assurde. Gente che perde la residenza non può nemmeno più andare a votare. Sto parlando di Venezia, un caso preciso, Palermo. Tu mi stai parlando di Matera, infatti io quando sentivo di Matera dicevo, ma perché ci sono dei compagni a Matera? Mi dice, bene, c'è una sezione, ok, perfetto, ma vedi, fosse stata una connessione. Allora, l'importanza del tribunale è proprio questa, da una parte di mettere in evidenza i guasti che sta provocando questa connessione tra interessi delle grandi multinazionali, perché stiamo parlando di Airbnb, vi dice qualcosa, o altre forme di affittare al di fuori dei canali ufficiali senza pagare le tasse o pagando una cavolata, vi dice niente questo con la connessione con i soggetti, il pensionato che magari ha la stanza o il figlio che ha ereditato la casa e che però non vuole andarci a abitare perché preferisce guadagnarci o spera di andarci a guadagnare, con questa pressione da parte di gente che è benestante, più o meno benestante. Vi sto facendo un esempio concreto, ne potremmo fare altri perché i 5 casi sono stati scelti da questa giuria internazionale sulla base di criteri molto precisi. C'era un caso, a parte Venezia, c'era il caso di La Boca, Buenos Aires, in cui un quartiere operaio proletario lo stanno svendendo, di fatto ci va la gente ricca, i nuovi ricchi, la borghesia illuminata. Oppure altri casi in cui per dare la possibilità ai turisti di viaggiare costruiscono, come le chiamano, aerotropolis, non sono neanche più aeroporti, sono città degli aerei. Adesso a Nuova Delhi stanno costruendo un terzo aeroporto enorme e stanno sbaraccando decine di migliaia di famiglie. Vi faccio l'altro caso, a Panama, non è Panama, è Panama, in Sri Lanka, la giunta militare, che è lei la motrice dello sviluppo, in un villaggio, uno, ma ce ne sono molti altri, di pescatori, li sta sbaraccando, vuole fare un resort. Bellissimo, fantastico, poi vediamo la pubblicità patinata, ma la gente che si abiterà cosa fa? Oppure tutte queste battaglie sull'ambiente, no? Che ogni tanto vedete gli elefanti minacciati di sterminio dai bracconieri. Allora, qualche mese fa, ma continua il conflitto, un conflitto duro in Kenya, nella foresta, i Masai, dice qualcosa i Masai. Bene. La Gran Bretagna, le loro imprese multinazionali del turismo e dell'ambientalismo, non quello vero, ma dell'ambientalismo, hanno scatenato una guerra contro i Masai, ci sono stati 50 morti, gli stanno ammazzando le vacche, perché dicono che sono bracconieri, hanno vissuto sempre di caccia. Un conto è i bracconieri, un conto è chi vive di caccia, per favore. Quindi ci sono cose che il turismo sta spazzando. L'importante del tribunale, arrivo subito anche alle cose che ci possono dare un senso e una prospettiva, l'importante del tribunale è che nel momento in cui abbiamo accertato che questo modo di fare include violazioni pesanti della normativa, che sono normative internazionali,
parlo del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, l'articolo 11 del diritto alla casa, e ci sono dei, come dire, dei regolamenti che prevedono una modalità: se sfratto deve esserci, ci deve essere la comunicazione, ci deve essere una rilocazione consentita, molte cose importanti, totalmente ignorato, totalmente violato, oltre a normative nazionali che vengono totalmente ignorate e totalmente violate. Cosa possiamo fare? Uno, denunciare; due, comunicare queste violazioni a chi dovrebbe intervenire. Stiamo parlando delle Nazioni Unite, quindi la relazione che abbiamo sviluppato con la relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla casa, che appoggia il tribunale, serve poi a mettere in evidenza a quel livello e a prendere gli opportuni provvedimenti. Ma la cosa più importante, qui mi riallaccio anche un po' alla relazione che facevi tu, Massimo, prima, quando dice che nessuno è autosufficiente, che tutti abbiamo bisogno, dobbiamo essere uniti, porca miseria, sì, assolutamente sì, perché quando il tribunale, ti parlo del tribunale che è uno strumento, emette un verdetto e dice siete colpevoli, ma mica abbiamo la polizia per arrestare i colpevoli, abbiamo però sì la possibilità di dire noi raccomandiamo, cioè questa è la nostra proposta, e la nostra proposta ad esempio nel caso delle locazioni turistiche, false locazioni turistiche, è di implementare alcune politiche che alcune città, vi faccio l'esempio di Barcellona, dove la nostra amica Ada Colau sta facendo le cose egregie per tassare veramente chi fa queste false locazioni turistiche, per verificare o per limitare, non tutti possono fare tutti, ma dove sta scritto che tutti possono far tutto? Puoi fare qualcosa, certo, ma con certe caratteristiche, con certi controlli, pagando le tasse. Allora vediamo se tutti hanno voglia di fare tutto, vediamo se riusciamo anche a rompere questo apparentemente compatto fronte della proprietà del chi ha il mini appartamento e chi invece ha l'immobile, e poi ti sfrata anche tu che avevi il tuo mini appartamento perché tanto non ce la fai a mantenere le spese di manutenzione o ristrutturare come vorrebbe l'industria. Quindi raccomandazioni che poi vengono messe in mano a chi? Alle organizzazioni popolari, ma tutte insieme, non a uno A, B, C, D, sicuramente ci sono quelli che traino. Vi faccio un esempio concreto: lo scorso anno, era la 2016, quinta sessione del Tribunale Internazionale degli Sfratti, l'abbiamo fatta in Ecuador, l'abbiamo aperta a Guayaquil, dove c'erano, c'è tuttora un conflitto terriero, nel senso di fondiario, titolazione di terre, c'erano 5.000 famiglie a rischio di sfratto, con battaglie campali, con feriti, morti, arrestati, d'accordo? E venivano trattati come delinquenti, gli ultimi erano veramente trafficanti di terre, di più e peggio. Siamo riusciti a fare la sessione malgrado la polizia la notte prima avesse distrutto completamente l'installazione del tribunale. Compagni hanno ricostruito durante la notte, ci hanno accolto in un campo sportivo pieno, la polizia è arrivata, ha tentato di bloccarci, non ci sono riusciti, abbiamo ottenuto la sessione. Bene, volete sapere a un anno di distanza cosa è successo? Allora, a un anno di distanza, nel frattempo c'erano le elezioni, Correa se n'è salito, è uscito, adesso c'è Lenin Moreno che lo sta combinando anche di bene. Dopo il tribunale, con la gran campagna di stampa che è stata fatta, ma soprattutto dovuto al fatto che c'era una unità vera da parte delle organizzazioni che fino a poco prima si vedevano in cagnesco, perché qualcuno diceva tu sei una ONG, questa parola, e tu fai speculi sulla povertà, hai il tuo progettino, ti arrangi, te ne freghi. Gli altri dicevano ma quelli sono estremisti, sono trafficanti di terra. Era questa la situazione, ma veramente di conflitto, non neanche si parlavano. L'idea di avere uno strumento comune li ha unificati. Adesso, a un anno di distanza, allora c'erano 5.000 famiglie che erano a rischio, gente che è stata incarcerata, gente che è finita all'ospedale, morti. La raccomandazione era, dichiariamo, scusate, chiedo una piccola proroga perché è importante dare 10 secondi. Non ce la faccio a continuare così. Vabbè, io ho fatto di meno, quindi la voce mentre. Allora, 5.000. Non ci sono più queste minacce,
tutte le forze politiche hanno detto che bisogna regolarizzare, hanno modificato la legge, stanno regolarizzando, 3.000 l'hanno regolarizzata. In questi giorni hanno la seduta di seguito del tribunale, mi hanno invitato, non ci potrò andare, ma sono molto contento che questa cosa vada avanti per dire che c'è un risultato concreto e un impatto. Io vorremmo veramente riuscire a, nel caso di Pellestrina, ma anche in altri casi, riuscire a proporre questo strumento, potremmo pensare anche a un tribunale sfratti zero per l'Italia, perché non si fanno solamente a livello globale, possono fare, quello che faremo in Brasile l'anno prossimo in occasione del Foro Sociale Mondiale, ne faremo uno per l'Africa e nel Nord-Est, si possono fare politiche. Non voglio attardarmi su questa cosa, magari poi ne parliamo nel dibattito, se qualcuno che vuole intervenire, che vuole avere maggiori informazioni, per dire, non c'è solo la manifestazione, non c'è solamente da pensare tanto non possiamo fare niente, non è vero assolutamente, siamo sempre quelli, siamo rivoluzionari, nel senso che riusciamo anche a cambiare lo stato di cose presente con una convinzione precisa e con la unità. Quindi ringrazio Massimo per questa sottolineatura che ha voluto fare nei mesi scorsi e che oggi ha ribadito e di cui tutte le nostre sezioni potrebbero e devono, e credo che sì, lo faranno, si faranno portavoce, perché è una ricchezza enorme che ci farà conquistare molte battaglie, ne sono convinto. Grazie. Se lo potete ritirare con un po' di informazioni. Da Padova andiamo a Messina, Gianmarco Sposito. Per chi si deve iscrivere bisogna decidere, insomma. Buonasera a tutti. Io volevo portare un po' di testimonianze dal nostro territorio, più o meno quello che ha fatto la nostra sede dalla sua nascita, quindi dal lontano 2013 fino ad adesso. Quindi siamo una sede abbastanza ancora giovane e in via di sviluppo. Diciamo che prima dell'avvento dell'Unione Inquilini a Messina la problematica riguardo il disagio e la precarietà abitativa erano, come dire, un po' sottaciute, no? Più o meno tutti sapevano quali erano i reali problemi. Quindi fondamentalmente Messina è una città che soffre le problematiche legate al risanamento e quindi alla presenza di baracche da almeno 100 anni. Noi abbiamo baracche e ancora oggi, tutt'oggi, 3.000 famiglie che stanno nelle baracche costruite post terremoto del 1908. Negli anni in sostanza sono stati, come dire, tagli dei finanziamenti per il piano speciale, con una legge speciale del 1990, in cui venivano dati dei finanziamenti per costruire palazzine popolari e sbaraccare. Quindi il principio della legge era più o meno sbaracco e costruisco case popolari. Poi c'è stata una proroga, diciamo, all'inizio degli anni 2000, quindi un rifinanziamento di questo finanziamento dato negli anni 90, però non ha risolto assolutamente i problemi, perché negli anni non si sa benissimo quali fossero i piani, i lavori concreti che sono stati fatti per risanare la città. Quindi fondamentalmente questo è il problema più grande che vive Messina, anche perché gli sfratti, se noi all'inizio, diciamo, anche per una questione propagandistica, facevamo i picchetti antisfratto e quindi sensibilizzavamo le persone a questa problematica, di fatto Messina lo sfratto è un falso problema, perché ce n'ha 318 in tutta la provincia. Quindi è un, come dire, anche perché noi pensiamo, anche se su questa cosa indagheremo e costruiremo anche una campagna, che molti affitti sono in nero anche di case popolari, insomma, cioè nel senso che uno è assegnatario di case popolari e affitta in nero a un altro inquilino che ha la necessità della casa. Magari l'assegnatario nel frattempo si è comprato una casa privata oppure ha ricevuto in eredità una casa privata, e quindi c'è questo problema della compravendita o, come dire, del subaffitto delle case popolari. E negli anni noi fondamentalmente, quindi da quando ci siamo noi, si comincia a parlare di case, di problematiche legate alla precarietà abitativa, e penso che abbiamo raggiunto il nostro punto più grande quando nel 2015, in occasione della giornata Sfratti Zero, abbiamo
ha occupato il palazzo di Stagno d'Arcontres, che era un'ex caserma dei carabinieri privata. Il Ministero dell'Interno pagava l'affitto ad Arcontres ed era abbandonata da 6 anni. E lì abbiamo aperto, diciamo, una stagione nuova e abbiamo messo in discussione la proprietà privata e siamo riusciti anche a sensibilizzare la cittadinanza introducendo questo nuovo elemento che è un po', diciamo, un tabù, no? Quindi quando uno pensa di aggredire la proprietà privata pensa subito alla sua casa. Quindi però in realtà siamo stati abbastanza bravi da spiegare che siamo contro la grande proprietà privata e poi l'avvertenza si è risolta con l'assegnazione delle famiglie che seguivamo noi tramite un contratto di comodato d'uso in una scuola abbandonata e quindi legalizza un'occupazione legalizzata di fatto, l'immobile pubblico, e tramite queste vertenze, diciamo attraverso queste vertenze, sia la questione della scuola che adesso sono tutti quanti dentro la scuola che è denominata Foscolo, però avevamo occupato anche un'altra scuola a casa, la scuola di Paradiso, che è una zona di Messina, l'abbiamo ribattezzata Casa Paradiso. Tramite, diciamo, attraverso queste vertenze siamo riusciti, come dire, a farci inserire all'interno dei Commetro la questione dell'autorecupero e dell'autocostruzione. Ci hanno inserito 900.000 euro circa nell'asse 4, che sarebbe l'asse delle infrastrutture, e dovrebbero essere destinate a progetti di autorecupero e autocostruzione. In questa fase siamo nella fase della discussione, diciamo, col Comune di Messina e partecipiamo ai tavoli per la costruzione del bando, per vedere quali immobili si possono mettere all'interno da destinare all'autorecupero e all'autocostruzione insieme al SUNIA e all'UNIAT. SUNIA e l'UNIAT sono un po', diciamo, su questo argomento un po' sbandati, infatti diciamo che il tavolo lo egemonizziamo un pochino sotto questo punto di vista. Come iniziativa, l'ultima iniziativa a cui invito tutti, come dire, ad aderire, che abbiamo fatto è in occasione della giornata 10 ottobre 2017, abbiamo occupato un parco di 17.000 metri quadrati e in cui all'interno, come dire, si dà una struttura di 700 metri quadrati. Il parco è di proprietà del comune, che nel 1949 stipula una concessione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel frattempo questo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mai è decollato, nel 2009 spendono 700.000 euro di ristrutturazione di soldi pubblici, attenzione, di soldi pubblici per rimettere a nuovo la struttura che vige là dentro e la lasciano completamente abbandonata. Noi pensiamo che questa vertenza riusciamo a vincerla perché, come dire, abbiamo il nostro obiettivo è la rifruizione pubblica del parco, quindi ci siamo sostituiti da soggetto esclusivo per gli inquilini, anche una soggettività politica, insomma, no? La nostra era, volevamo legare la giornata Sfratti Zero alla questione degli spazi vuoti collegata con la forte precarietà abitativa, quindi ci sono tanti spazi vuoti a Messina perché non destinarli alla precarietà abitativa, e abbiamo deciso di prendere, diciamo, questo parco perché rappresentava un po' il luogo simbolo. Siamo stati i primi a interessarsi, sono passati un po' tutti, dal Teatro Pinelli fino all'Energia Messinese, al Movimento 5 Stelle si è occupato, diciamo, di questo parco, alcuni occupandolo materialmente, standovi una settimana, per dire, altri facendo semplicemente una raccolta firme. Ora, noi l'abbiamo preso, ovviamente, abbiamo costruito questo appello in cui faremo nascere un comitato. L'obiettivo principale è la ricostruzione pubblica del parco e penso che la vinciamo, perché all'interno del contratto di concessione ci sta un articolo in cui è specificato chiaramente che se l'Istituto Nazionale di Vulcanologia non dovesse utilizzare quel plesso per le finalità stabilite, allora l'intero parco rientrerebbe in dote al comune. Quindi è una vertenza facilissima, non si capisce perché il comune di Messina non abbia aperto, diciamo, un contenzioso rispetto a questa cosa. Ci sostituiamo purtroppo anche come soggettività politica perché di fatto la nostra esperienza amministrativa ha un po' eliminato quello che era il movimento, cioè quello che era composto da tutti noi, il movimento No Ponte. Mi viene da pensare al movimento No Ponte che ha trascinato in piazza migliaia
di persone e anche diciamo ai partiti, quelli più della sinistra ufficiale, si sono un po' schiacciati nei riguardi di questa amministrazione a Corinti, che non è priva di scandali. Nell'anno scorso è stata in qualche modo indirettamente vittima di un'operazione antimafia, che è l'operazione Beta sulle case popolari, a seguito di questa operazione è stato arrestato un funzionario del comune, perché probabilmente, anzi non quasi sicuramente, perché è stato arrestato, i bandi per la vendita di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica erano truccati, e quindi non è stato intaccato il nostro assessore, che comunque politicamente era uno dei maggiori sostenitori di questa operazione, cioè quella di vendere sul mercato alloggi privati da destinare all'edilizia, di prendere dal mercato libero alloggi privati da destinare all'edilizia residenziale pubblica, che noi abbiamo sempre detto che oltre ad essere sconveniente economicamente è anche un'operazione che in qualche modo ti limitava nell'utilizzo di risorse da poter destinare per la costruzione o per il recupero di alloggi già esistenti. Quindi è un'amministrazione diciamo abbastanza ambigua, seppur a livello nazionale scalda i cuori di tanti simpatizzanti di sinistra, noi invece scalda qualcos'altro, però tutto sommato grazie alla nostra diciamo intelligenza forse riusciamo a sbloccare qualcosa anche sull'autorecupero con i Pommetro, e io spero vivamente che, come dire, riusciamo a livello nazionale a organizzare questa manifestazione che serve a tutti noi, soprattutto alle sedi un po' periferiche, anche per come dire, cercare di costruire un processo di fidelizzazione degli inquilini che seguiamo noi come sedi. Uno sbocco nazionale, fare una manifestazione nazionale che abbia un obiettivo nazionale, secondo me è importante in questa fase, però io aspetto, cioè non la farei subito a gennaio, magari per il 10 ottobre. Ho finito, grazie. Faremo un po' il Giro d'Italia adesso, per cui molti si sono iscritti. Allora, interviene adesso Lardari di Pisa, non so se è Pisa. Ok.